Buonasera ai telespettatori di Rete 8. Con L'Aquila al centro oggi torniamo ad occuparci di Celestino V. La scorsa stagione ce ne siamo occupati più volte e torniamo ad occuparcene e lo faremo anche in futuro. Ma oggi in particolare non vi parleremo, diciamo, dell'aspetto spirituale di Celestino V, anche perché è un aspetto di cui si parla spesso e di cui si sa molto. Parleremo di aspetti un po' meno conosciuti, diciamo, al grande pubblico, anche se poi gli esperti naturalmente li conoscono molto bene. E tra l'altro oggi qui con me c'è un esperto, il dottor Luca Ventura, che ci parlerà, lo dico in maniera molto semplice, delle ossa di Celestino V, cioè dei resti mortali di Celestino V. Partiamo da una data che molti aquilani sicuramente ricorderanno. Esattamente era il 18 aprile del 1988. Il 18 aprile del 1988 qui c'erano dei lavori in corso, piccoli lavori, e la mattina del 18 aprile una suora entrò in basilica, come faceva tutte le mattine per pregare, e si accorse che la balaustra che sta qui dietro di noi, all'epoca pare ci fosse un cancelletto. Questo cancelletto era aperto. Si incuriosì, si avvicinò alla teca e vide che la teca non c'era più. Celestino V era stato rubato, come si disse all'epoca. I ladri presero la teca e la portarono in un piccolo cimitero nel comune di Amatrice, non molto lontano da Monte Reale, il cimitero di Roccapassa. Tra l'altro, la cosa curiosa è che davanti a questo cimitero, ancora oggi, c'è una grande targa che ricorda questo furto sostanzialmente. E infatti si legge a ricordo di Papa San Celestino V, uomo umile, eccetera, eccetera, le cui spoglie hanno riposato in questo luogo nei giorni 17, 18, 19 aprile del 1988. Le spoglie furono ritrovate quindi praticamente il 19 aprile sera. Su questo ritrovamento c'è, anche questo è un grande mistero, l'ennesimo mistero su Celestino V, perché non si è mai saputo chi siano stati i ladri. Si disse, ed è abbastanza attendibile, che la polizia si era messa sulle tracce di almeno uno dei due ladri e alla fine ci fu una sorta di scambio. Ridateci Celestino V, perché era chiaro che pensare di andarlo a trovare a Roccapassa era complicato. Fateci sapere dove l'avete messo e chiudiamo un occhio su tutto il resto. E così fu, infatti non c'è stato mai un processo, non c'è stato mai nulla. Perché ci agganciamo a questo episodio, diciamo, di cronaca? Perché subito dopo il ritrovamento, quando il corpo fu riportato all'Aquila, fu riportato al monastero di San Basilio, la diocesi, allora guidata da Monsignor Peressin, Mario Peressin, decise di fare una ricognizione sul corpo. Fu fatta questa ricognizione, naturalmente fu verificato che mancavano delle ossa, ma non perché i ladri le avevano rubate, mancavano perché nel tempo, poi il dottor Ventura ce lo spiegherà, mancavano perché nel tempo, diciamo, molte reliquie sono andate in giro per l'Italia e per il mondo. E poi, guardando il cranio, rivenne fuori la vicenda di un buco. Sul cranio di Celestino V c'è un buco, su cui si è favoleggiato molto, ne hanno parlato storici, ne hanno parlato anche giornalisti, anche in tempi relativamente recenti. Allora io chiedo al dottor Ventura, innanzitutto partiamo un po' dall'inizio. Ci racconti un po' le traversie del corpo di Celestino V dalla morte, vorremmo dire fino a oggi, perché poi dopo il terremoto e la peregrinazione, quindi è tornato ad andare in giro e poi è tornato qui e è stata fatta una nuova ricognizione. Dunque, quello dell'88, l'episodio a cui si faceva riferimento prima del 1988 è forse soltanto l'ultima dei grandi problemi che hanno avuto queste povere reliquie. Perché in effetti, parlando di spostamenti, trafugamenti, eccetera, ne hanno vissuti fin troppi, tant'è vero che io in qualche intervento congressuale mi piaceva parlare di ossa di un povero cristiano, proprio perché questo povero corpo, insomma, ne ha viste un po' di tutti i colori. In realtà quello
come sappiamo, nel 1327, quindi ad alcuni decenni di distanza dalla morte, avviene la prima traslazione, vengono trafugati da Ferentino per essere condotte qui all'Aquila, ma già prima, nel 1299, i ferentinesi stessi avevano trasferito da una chiesa, quella di Sant'Antonio Abate, la sepoltura in un'altra entro le mura cittadine. Poi successivamente, nel 1529, gli spagnoli che assediarono e saccheggiarono la nostra città e nel 1799 i francesi fecero più o meno le stesse cose, insomma di traversie queste ossa ne hanno viste in abbondanza e questo non è un elemento da trascurare. In merito alla peregrinazio, credo la prima nasce come progetto, come idea nel 1998 e appunto anche in quell'occasione, a distanza di 10 anni dai fatti a cui facevamo riferimento, si ha un nuovo riesplodere di casi, forse nella mia opinione anche tirati fuori un po' a bella posta, cioè per motivi anche, chissà, magari pubblicitari. E, appunto nel 98 si torna insistentemente a parlare di mistero, di buco nel cranio, di gialli vari, tra cui quello famoso e non dimenticato della famosa TAC scomparsa, no? Ecco, allora ripartiamo dal buco, diciamo, ecco, dal buco sul cranio. Allora nel 99, io ne sono testimone perché insomma facevo il cronista al centro, riesplode questo caso, finisce sui giornali di mezzo mondo, ricordo un titolo in prima pagina addirittura di Le Monde, insomma fu una cosa molto, che ebbe parecchia risonanza e sembrò come diciamo noi giornalisti che non c'è notizia più nuova di quelle vecchie, no? E per cui questa notizia sembrò essere una notizia nuova, in realtà non lo era. Ecco, le chiedo, da quando si comincia a parlare di questo buco? E parlo naturalmente di quando ne parlano le fonti, diciamo. Non era affatto nuovo, insomma. Ricordo anche io all'epoca molti titoli di giornali, io mi limitai a scrivere un brevissimo saggio su una rivista medica, titolandolo addirittura in maniera forse un po' eccessiva, Sbatti il santo in prima pagina, insomma era un po' la moda dell'anno, del periodo. E in realtà la storia del buco risale a molto tempo prima, perché abbiamo citazioni dirette, chiaramente nella ricognizione dell'88, abbiamo la citazione in una ricognizione precedente del 1888, e poi abbiamo la menzione piuttosto famosa dell'abate Lelio Marini che nel 1630 scrive una vita di Celestino sottolineando non solo la presenza del buco ma anche il rinvenimento di un chiodo, lo descrive con ancora i coaguli di sangue presenti che riusciva ad infilare perfettamente in questo foro. In effetti nel 1630 l'abate Marini con questa storia del chiodo rinvenuto all'abbadia Morronese a Sulmona fa riesplodere un caso che aveva già delle citazioni piuttosto antiche, perché dobbiamo lo studio completo sia dei processi di canonizzazione che dei documenti relativi al professor Alfonso Marini dell'Università di Roma La Sapienza, che ha, devo dire, molto dettagliatamente esaminato tutte le fonti storiche. E in realtà la prima citazione in assoluto del chiodo risale addirittura al 1306, quindi, ed è effettuata dal cardinale Giacomo Colonna, ovvero uno dei personaggi vicini al re di Francia, che come sappiamo, insomma, Filippo il Bello aveva tutto l'interesse dopo la morte di Celestino a suscitare prove, accuse, infamie contro Bonifacio VIII. La prima accusa di omicidio è addirittura del 1297, quindi l'anno dopo il decesso dell'anziano santo. Allora, quindi la vicenda del buco è una vicenda storicamente più volte molto citata. Antica. Ci potremmo chiedere perché, se il buco
è falso, nel senso che non è stato fatto con Celestino V in vita, quindi non è stato ucciso attraverso quello. Perché questa vicenda prende piede? Lei l'ha già accennato, c'erano anche degli interessi politici in quell'epoca, Bonifacio VIII naturalmente non era ben visto dalla Francia, Celestino V poi viene fatto santo da un papa che praticamente era francese, quindi già stava praticamente in Francia. Quindi c'erano anche delle motivazioni di tipo politico. Altra questione, noi adesso vediamo qui dietro di noi lo scheletro di Celestino ricostruito e rimesso, i pezzi rimessi a posto, quelli in gran parte, possiamo parlare del 70-80%. Ma fino a una certa epoca recente queste ossa non erano così. Dove stavano? Dunque, io posso testimoniare gli ultimi 40 anni, nel senso che le abbiamo sistemate in questo modo per seguire criteri conservativi moderni. Le ossa non sono in connessione anatomica, quindi significa che sono raggruppate tra di loro, ma non a ricostruire l'individuo, e inserite in una cassa in materiale inerte, plastico, con degli agenti disidratanti in modo da aiutare la conservazione e prevenire lo sviluppo di microrganismi che possono creare problemi. Non era così nell'88 perché furono rinvenute all'interno di una cassa di legno e per molto tempo sono stati in cassa di legno, e dopo l'88, la ricognizione del 1988, sono state riposizionate con cotone, tessuto, eccetera, quindi cose che abbiamo naturalmente eliminato. Quindi la sistemazione era meno garantiva di meno la conservazione dei segmenti ossei. Cosa è successo prima e come sono state chiaramente posizionate prima non è documentata purtroppo in nessuna dei verbali di ricognizione precedenti alle date che ho detto. Però, se non ricordo male, queste reliquie sono state conservate a lungo dentro delle cassettine di legno, proprio. Di legno. E tra l'altro è noto che ogni perdonanza veniva fatta all'esposizione delle reliquie, non era una cosa specifica di Collemaggio. A Paganica si è fatto fino al terremoto, l'ostensione delle reliquie era un fatto normale. E poi vengono ricomposte e nasce in qualche modo la necessità di ricostruire il volto. No? Il primo volto che fu dato a Celestino V in tempi recente, credo, negli anni 50 del secolo scorso, fu di cera ed era l'immagine dell'allora cardinale, che era stato vescovo dell'Aquila, cardinale Confalonieri, e questa maschera di cera è andata avanti fino praticamente al 2013, perché poi ci si è accorti che creava problemi. Sì. E quindi arriviamo al 2013 con la peregrinazio e si fa un'ulteriore ricognizione e torna in primo piano, il cranio di Celestino V. Perché? Perché viene tolta la maschera di cera. Io mi ricordo, ero presente, la visita di Benedetto XVI nel luglio del 2010 a Sulmona, questa teca messa al sole, e quindi la cera chiaramente ne soffrì parecchio. Nel 2013 ricognizione, torna in primo piano il cranio. Perché? Perché si tenta di fare, con le tecniche moderne, si rifà una maschera a Celestino. Sì, allora in primo luogo da paleopatologo, da studioso, se volete da scienziato, chiunque si occupa di queste cose non può essere favorevole alla peregrinazio, nel senso che dal punto di vista della conservazione dei beni, dei resti umani, che sono a tutti gli effetti dei beni culturali, portarli in giro
per quanto possa avere un grande significato per altri elementi, portarle in giro, insomma, esporle alle intemperie, anche se indirettamente, non è una cosa positiva. Il discorso della maschera di cera colpisce molto l'immaginario, perché dal 98, quando inizia la pratica delle peregrinaciones, al 2013, in 15 anni si è avuta proprio la deformazione completa, forse a causa proprio del calore, eccetera, da cui è nata l'esigenza di sostituire questa struttura. Quindi, insomma, sarebbe bene ancor più per i resti mummificati, non è il caso di Celestino, avere particolare attenzione ed evitare di portare, insomma, in giro le reliquie. Nel progetto del 2013, invece, diciamo che proprio l'idea della ricognizione nacque proprio dall'esigenza di sostituire la maschera, che si era deformata veramente a livelli raccapriccianti, per cui ci fu l'intervento di queste tecnologie, delle quali non sono particolarmente esperto, ma si è trattato di una ricostruzione virtuale del volto effettuata mediante un laser scanner, che praticamente con raggio laser ricostruisce la superficie facciale dello scheletro e poi aggiungendo chiaramente quelli che sono i tessuti molli, la cute, eccetera, si arriva a ricostruire il soggetto. Purtroppo anche in questo compito è stato svolto non in maniera perfettissima, perché se pensate semplicemente che il cranio manca storicamente da secoli della mandibola, chiaramente venivano a mancare dei punti di riferimento importanti per la ricostruzione fisionomica. Ricostruzione fisionomica che gli esperti forensi oggi praticano molto agevolmente se hanno delle immagini di confronto. Nella fattispecie la raffigurazione più antica è lontana e posteriore di un secolo rispetto all'individuo che è vissuto, e quindi capite bene che qualche piccola lacuna c'è stata, lacuna peraltro, devo dire, dal punto di vista artistico compensata egregiamente dall'interpretazione dell'artista, appunto di Marino Di Prospero, che ha svolto comunque un lavoro direi pregevole. Ecco, lei ha inserito nel nostro ragionamento la possibilità, come dire, di rappresentare oggi qualcosa che noi non conosciamo, che addirittura, appunto, come diceva lei, le prime immagini, quindi i primi affreschi, i primi quadri, eccetera, eccetera, lo rappresentano addirittura quasi un secolo dopo. Però, dalla ricognizione, lei conosce bene quella dell'88, e quindi possiamo ipotizzare com'era Celestino da vivo, o da anziano, da quando è diventato Papa, quando era alto, se era grasso, magro, grasso sicuramente no, perché una vita di digiuni. Ma ecco, se facciamo un salto così nella fantasia, noi stiamo qui, adesso entra Celestino V, che vedremo? Dunque, intanto c'è da distinguere quello che è la ricostruzione fisionomica del volto da questi altri elementi, cioè statura, robustezza e così via. Quindi oggi si fa con le nuove tecnologie. Io, da medico, da patologo, lo avevo consigliato all'epoca, nel 2013, della ricognizione, effettuare un'acquisizione radiografica mediante TAC, la tomografia computerizzata, che comunemente chiamiamo TAC. Si sarebbe avuto maggiori dettagli, sarebbero stati diciamo raccolti per una ricostruzione ancora più efficace. Per quello che riguarda invece il corpo, qui è l'antropologia fisica, una disciplina di impronta naturalistica, che giunge in nostro aiuto, perché è proprio il lavoro degli antropologi fisici che ci consente di capire, di riconoscere, soprattutto sui resti scheletrizzati, il sesso dell'individuo, la statura, la robustezza fisica, il tipo di attività lavorativa, perché no, l'età alla morte e questi elementi classicamente antropologici.
Nella fattispecie, siccome da patologo io chiaramente posso fare delle stime molto grossolane di questi elementi, nella fattispecie ho chiesto all'epoca, nel 2013, l'intervento, mi sono confrontato con due specialisti del settore, vale a dire il dottor Gaetano Miranda e il suo maestro, il compianto dottor Domenico Mancinelli, che appunto per anni all'Università dell'Aquila ha svolto questo tipo di attività e appunto dobbiamo a loro la ricostruzione tramite varie misure dei segmenti ossei di questi elementi. Intanto si è confermato, per fortuna diciamo, ma naturalmente, il sesso maschile dei resti. La statura è stata calcolata secondo una serie di indicatori e ci ha permesso di stabilire con un range di 5 cm una statura in vita di 162-167 cm. Per quanto riguarda la robustezza ossea, l'indice di robustezza ossea femorale indicava una persona strutturalmente robusta. Dal punto di vista anche ergonomico, per esempio, sono emersi qualche dettaglio importante. L'ergonomia ci permette di risalire da alterazioni ossee al tipo di attività, di movimento, di lavoro, eccetera, svolta in vita. E per esempio è stato abbastanza interessante riscontrare delle alterazioni artrosiche della faccia palmare delle falangi, delle mani, che si correlano positivamente con l'attività di presa di oggetti prolungata o ripetuta. Ma una cosa altrettanto, se non più curiosa, è stato rinvenire sulle estremità laterali delle clavicole, quindi proprio sulla spalla, un'intensa vascolarizzazione. Cioè l'osso appariva molto vascolarizzato, quindi evidentemente c'era uno stato di infiammazione cronica e in ergonomia questo è correlabile per esempio con il sostegno, il trasporto di pesi sulle spalle, chiaramente inteso come attività cronica. In generale l'individuo però non aveva una notevole artrosi per esempio della colonna e così via. Quindi ad incontrarlo qui sicuramente ci apparirebbe non tanto come la figura eterea del santo meditativo, ma insomma un uomo comunque piuttosto vigoroso. Ecco. Del resto non sorprende lo stile di vita che deve aver condotto nell'arco dell'età, chiaramente non è stato assai lontano dagli agi e dal relax, per così dire. Allora, arriviamo, diciamo, abbiamo fatto una lunga premessa, ma è chiaro che dovevamo partire da lontano per arrivare poi all'attualità. L'attualità qual è? Che lei ha pubblicato su una importante rivista internazionale uno studio che mette finalmente per modo di dire, perché probabilmente diciamo questa cosa era già acquisita da tempo, ma mette una parola definitiva scientifica sul fatto che quel buco non è quello che ha provocato la morte di Celestino. Allora, parliamo di perché è arrivato a questa conclusione e poi magari ipotizzare come è morto veramente Celestino. Dunque, come si diceva prima delle notizie, in fondo come la notizia che appare nuovissima, in fondo non lo è mai più di tanto, anche questo era abbastanza evidente già in passato, però nessuno aveva raccolto e confrontato i dati insomma, della letteratura per ricostruire quella che definiremmo la tipologia della lesione. Pubblicare questo saggio su questa rivista piuttosto importante internazionale è stato per me insomma fonte di grossa soddisfazione, soprattutto perché un piccolo retroscena, io inviai il contributo come scritto breve in forma di corrispondenza alla rivista e invece fu proprio l'editor, il responsabile della testata, a chiedermi di ampliarlo per farne un articolo intero. Segno che certe storie della nostra città meritano un panorama anche internazionale, questo è fuori discussione. Cosa emerge dall'osservazione? Purtroppo nel 2013 non fummo autorizzati ad effettuare
effettuare esami radiologici o altre determinazioni di laboratorio, quindi ci siamo limitati all'osservazione esterna del buco, ma anche all'osservazione del versante interno tramite un endoscopio digitale, per cui abbiamo potuto studiare in dettaglio la morfologia della lesione. È una lesione molto netta, quadrangolare, di 9x5 mm, che praticamente non ha, ha i bordi netti, non ha fratture associate e nel versante interno, quindi nell'endocranio, presenta delle piccole scheggiature che indicano proprio la direzione esterna del colpo. Perché parlo di colpo? Perché questa tipologia di lesione è caratteristica in medicina forense di un corpo di una certa durezza, a piccola superficie di impatto, proveniente con una velocità di impatto abbastanza sostenuta. Quindi potremmo pensare a un'arma da punta, a un oggetto dotato di una punta acuminata, come può essere anche un proiettile, una freccia per esempio, proveniente dall'esterno e non dalla base, insomma, dall'endocranio. Questo ci permette assolutamente di escludere una frattura riportata del genere, una lesione del genere riportata in vita o addirittura anche quello che i medici legali chiamano il perimortem, cioè quelle fasi precedenti e successive alla morte, avrebbe comportato altre fratture, altre caratteristiche che non sono state rinvenute. Quindi l'esclusione della lesione in vita è assolutamente automatica. Il fatto che abbia accettato questo ragionamento e questi dati una rivista scientifica è evidentemente un'ulteriore conferma della validità di questa teoria. Sulla causa di morte, lì andiamo un po' più sul difficile, perché se è possibile escludere questa lesione come causa di morte, abbiamo difficoltà a rintracciare sempre gli elementi che ci aiutano a capire come è morto l'individuo. Consideriamo anche la mancanza dei tessuti molli, le manipolazioni e trattamenti che sono stati effettuati nel tempo, eccetera. Chiaramente non abbiamo la possibilità di, per esempio nel 1988 fu effettuato un esame di laboratorio che permetteva di escludere la presenza di metalli pesanti, quindi un avvelenamento per esempio da piombo possiamo escluderlo, ma se per caso dovesse essere stato avvelenato con sostanze vegetali bisognerebbe fare un altro tipo di indagine. Quindi stabilire la causa di morte in paleopatologia a volte è davvero impossibile. Però, ipoteticamente, ancora oggi, con le nuove tecniche, sarebbe possibile capirne di più. Potremmo aggiungere degli elementi, infatti è con un certo cruccio che io avevo proposto di effettuare naturalmente ulteriori esami, ulteriori indagini, ma chiaramente non sono state autorizzate dall'autorità religiosa e quindi ci siamo fermati. Potremmo aggiungere sicuramente dettagli. Chiudiamo questa trasmissione, vi diamo appuntamento alla prossima puntata e di Celestino V ne continueremo a parlare a lungo.